con il, grazie avvocato, discuto con il presidente della seconda commissione se esponiamo anche più un po', però abbiamo visto l'importanza dell'ordine del giorno, prego. Grazie. Grazie Presidente. Io partirei tanto, ringrazio la presenza di tutti i dirigenti di Veritas e ringrazio la presenza del dirigente. Partirei proprio da quest'ultima affermazione del dirigente dove dice il Consiglio Comunale non è inventato nulla. Allora fatemi capire, c'è un contenzioso dove qualcuno decide che questi criteri non sono legittimi e decide di non pagare. Ma scusatemi, ma prima non si paga e dopo eventualmente si chiede convalido? Perché allora anch'io decido che non, i criteri non sono legittimi per quanto riguarda l'utenza privata, allora non paghiamo più nessuno in attesa di una sentenza. Allora, io parto poi dal presupposto che il momento in cui stiamo vivendo è un momento di grande difficoltà economica per gli operatori e soprattutto per i cittadini. E ritengo sia inaccettabile che quegli introiti non riscossi debbano essere distribuiti alla collettività. È un paradosso che chi paga debba pagare di più per chi è inadempiente. Allora, signori, io capisco che dovrà essere il Comune di Venezia a doversi esporre nel stillare i nominativi, ma io dico, ma c'è una legge della trasparenza. È dovere nostro ed è diritto dei nostri cittadini sapere chi sono gli inadempienti. Io chiedo siano stilati i nominativi di chi non paga, perché se io oggi pago anche per chi non paga, io devo sapere per chi pago, perché si dà il caso che queste persone siano candidate a rappresentare la nostra città ed è giusto che escano i nomi di chi non paga, di chi ci rappresenta e che rappresenta la collettività, e poi la collettività stessa dovrà pagare anche per questi signori. Allora io dico, dal momento in cui io non pago con l'utenza privata mi viene l'ufficiale giudiziario, io chiedo al Comune di Chioggia, ma stiamo facendo qualcosa per contrastare questa evasione? Qual è la procedura che il Comune di Chioggia intende attuare per il contrasto dell'evasione? Vi ringrazio.